Ed anche Roberto Bartoli, anche lui in corsa per le primarie di centrosinistra, ha tenuto un appuntamento elettorale con amici e sostenitori in un locale del centro storico. Uno, due, tre. Un'atmosfera distesa, conviviale, è stato lo sfondo dell'ultima iniziativa elettorale di Roberto Bartoli che si è tenuto all'Enoteca da Davide nel cuore del centro storico della città. Candidato alle primarie del centro-sinistra per l'individuazione della persona che dovrà correre per la carica di sindaco di Pistoia, Bartoli ha colto l'occasione per fare il punto sulla campagna elettorale che per primo ha avviato e per ribadire le sue priorità per la città. Sono tre priorità fondamentali. La prima, crescita e occupazione. Non può esserci occupazione senza la crescita e questo vuol dire in primo luogo un impegno da parte della politica al fianco delle imprese. In secondo luogo occorre una nuova solidarietà, una solidarietà che sia moderna, che si faccia autenticamente carico dei bisogni dei più deboli. Infine, da ultimo, una riforma strutturale della macchina comunale, sia perché l'amministrazione possa essere più efficiente, sia perché l'amministrazione possa diventare più snella, più leggera, meno comune nella gestione e più comunità, più società. Manca meno di un mese a queste elezioni primarie che lei ha cominciato prima di tutti con una proposta soprattutto a chi non ha mai affrontato la tematica politica, la partecipazione politica in prima persona. A questo punto che valutazioni si è fatto di queste primarie, soprattutto per quanto riguarda la sua candidatura e come si stanno sviluppando? Le primarie sono un'importantissima occasione, un'occasione di confronto, ma soprattutto queste primarie saranno una grande occasione di svolta, la possibilità di un cambiamento, di un rinnovamento autentico nella politica, nelle leadership, nella classe dirigente che potrà governare il futuro di questa città. Io ho la sensazione che questa città abbia grande voglia di cambiare. Molte persone mi incontrano e mi chiedono di farmi carico di questa istanza di cambiamento e modernizzazione. Non tutti gli uomini sono per tutte le stagioni, io penso che sia la stagione del cambiamento ed io sono l'uomo giusto per questa stagione.